sono un archeologo preistorico, l'aspetto aiuta ogni tanto anche a definire questo, diciamo, lavoro. E quest'oggi siamo qui a riproporre una fusione del bronzo utilizzando le tecniche pre-protostoriche. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo appunto quelle tecniche legate soprattutto all'età del bronzo e all'età del ferro che sono state ricavate analizzando i dati archeologici. Quindi quello che noi abbiamo trovato dai dati archeologici, dagli scavi, l'abbiamo riproposto esattamente in questa giornata qui al castello. E ci sono delle particolari condizioni che non consentono un'ottimale fusione del bronzo. Prima fra tutti ad esempio questo vento fresco che soffia anche abbastanza forte. In cosa consiste? Fondamentalmente consiste nel raggiungere la temperatura di circa 1000 gradi, che è la temperatura ottimale affinché il bronzo sia fuso, quindi sia sciolto all'interno di crogioli che sono di fatto delle ciotoline in terracotta refrattarie, quindi resistenti al calore. E quando il bronzo è completamente liquido si prende la ciotolina, evitando di prenderla chiaramente con le mani, con una pinza in legno in questo caso, e si versa all'interno degli stampi. Oggi volevamo proporre diversi oggetti da stampi, in particolare due asce, poi utilizzando la fusione con la tecnica della cera persa, uno dei bronzetti che sono stati ritrovati a Lagole, che sono esposti al museo di Pieve di Cadore, quindi siamo legati appunto all'età del bronzo e all'età del ferro. Che tra l'altro vale la pena ricordare che ci troviamo qua al castello anche perché proprio quest'area era un'area molto importante dal punto di vista della metallurgia, e quindi proprio da qui nasce anche la volontà da parte del castello, anche da parte nostra tramite di storia, di proporre appunto queste attività per dare anche un senso proprio alla storia di questo luogo.